entrate nel mio canale, io sono Emma e oggi sono tornata con un nuovissimo video. Come avete già letto dal titolo, oggi vi mostro la mia make up collection aggiornata perché è cambiato tantissimo dall'ultimo video perché ho comprato un sacco di altre cose, un sacco di organizer e quindi è cambiata veramente tantissimo, infatti oltre che in camera ce l'ho pure una parte in bagno. E spero che questa tipologia di video vi piaccia. Inoltre volevo salutare due ragazze di voi che sono state gentilissime con me, mi hanno scritto, una su Vinted e una su Pinterest, quindi purtroppo ho eliminato il mio profilo Instagram, qualcuno l'ha notato, però potete scrivermi su Pinterest e su Vinted, vi lascio comunque tutti i miei social qui sotto in descrizione. E niente, quindi saluto Chanel, ti mando un grandissimo bacio, e anche Giorgia. Grazie tantissime per avermi iscritto, sono sempre super super felice quando lo fate. E niente, bando alle ciance, dato che penso che questo video sarà lunghissimo, vi lascio al video. Eccoci qua, allora, questa qui è appunto la mia mini makeup collection che ho in camera, che sono praticamente le cose che utilizzo di meno o quelle che non ci stavano in bagno. E per chi mi segue da un po' sa che appunto in camera ho questo carrellino che ho preso da Primark, dove appunto ho organizzato sopra il makeup, in mezzo la skincare e invece sotto le cose per la cura del corpo. Quindi partiamo da sopra. Allora, qui ho messo tutti quanti i prodotti labbra che utilizzo di meno, quindi ci sono tutti i vari gloss, ci sono questi qui di Nashi che in realtà mi piacciono molto, però non so, non sono forse i miei colori. Aiuto. Poi questi due di Revolution che ho trovato nel calendario dell'avvento. Poi ho questi altri due, uno sempre di Nashi che però è quello vecchio che adesso non trovate più, e questo qui che mi hanno regalato. Qui invece questo qui che avevo preso al primer che però non mi piace perché tipo i glitter si spargono ovunque. Poi una tinta labbra di Essence e un rossettino di Kiko che ho preso di una colorazione proprio scena. Poi davanti c'è un altro gloss, questo qui della Sien, che invece è super super bello. E un mini di Dior che avevano regalato in profumeria a mia nonna e me l'ha dato a me. E poi qui, a parte questo rossettino di Revolution che ho trovato nel calendario dell'avvento, ci sono tutti quanti dei burro cacao, che in realtà non utilizzo poco, però sono qui perché non ci stanno altrove. Allora, ho questo Carmex alla ciliegia che utilizzo proprio quando ho le labbra che stanno tipo per scoppiare, quando mi stanno veramente facendo malissimo. Poi il labello all'acido ialuronico, che vi ripeto c'è scritto Liposan perché è di una marca spagnola. E poi, cioè, l'ho preso in un negozio spagnolo, questo qui che invece ho comprato da poco, che ha l'avocado in mango di Balea. E poi questo labello crayon che in realtà non colora, quindi non mi piace molto. Poi qui in mezzo invece ci sono le cose per gli occhi che utilizzo di meno, quindi possiamo trovare il primer e questi due ombretti liquidi trovati nel calendario dell'avvento di Revolution. Poi questo mascara di Kiko che è tipo color petrolio, una matita rossa per le labbra che non so cosa ci faccia qui, e poi questo ombrettino in stick di Kiko. Poi qui invece tutti i profumini da borsa, qui gli specchietti e qui le cose per il viso invece che utilizzo di meno, quindi il correttore, questo qui perché è troppo chiaro, e poi questi due illuminanti, uno di Revolution e uno di NYX. Infine qui ho tutte le palette che utilizzo di meno, quindi questa è la Pastel Passion di Primark, questa è una di Dior che avevano regalato a mia mamma, che però poi non l'ha usata più, quindi me l'ha data a me ma neanche la uso. Poi questa qui di Revolution trovata nel calendario dell'avvento, questa qui invece che è una palette di illuminanti di Douglas, sempre che mi hanno regalato. Questa è la mia preferita di Essence, la The Brown Edition. Qui ci sono tutte queste mini di Primark. Questa invece di Revolution, quattro colori, un po' sporca di cipria. Poi questa qui che invece è un cuore fatto di illuminanti colorati. E poi c'è questa qui che è una palette di illuminanti di Kiko, e questa qui che invece è di rossetti di Pupa. Andiamo sotto, dove ci sono invece qui tutti i miei burro cacao principalmente, e poi altre cose tipo le maschere eccetera. Allora, partiamo da qua, dove in questo portapenna che avevo creato con un coso che mi avevano regalato 50 anni fa a Natale, c'è l'igienizzante e la crema mani, questa qui di Dove. Poi qui c'è il mio set di Lano Lips che ho preso da poco da Sephora. Quest'altro igienizzante che però è vuoto, però si può sempre ricaricare. E poi questo organizer con tutti quanti i burro cacao. Ci sono principalmente questi qui alla Fanta, Coca-Cola. E poi ci sono anche i miei labello, questi qui che utilizzo di meno, quindi per gli shine, questo qui all'anguria,
lo scrub, questo qui rosa, e infine questo qui della Lips Maker che ha forma di coniglietto. Poi qui ci sono le fascette, quella di Primark e quella di Let's In Style, del quale vi lascio il link del sito e il codice sconto qui sotto in descrizione. Poi questi aggeggini che ho preso su Shein, che sono tipo per i capelli, ma non sono riuscita ancora ad utilizzarli. Poi qui ci sono i lavapennelli e poi qui ci sono i campioncini di Bottega Verde e le mie maschere, che sono poche, ve le faccio vedere. Questa di Balea, questa di Garnier per le labbra, i pecciocchi di Sephora al cetriolo, una maschera per le mani e la Bubble Mask di Sephora. Poi qui ci sono questi tatuaggi che mi hanno regalato e qui i polsini appunto abbinati alla fascetta. Passiamo infine alla parte, diciamo, questa qui più bassa, dove ho questo bagno doccia che ho preso in vacanza, che è per i bambini, ma non mi interessa perché guardate quanto è glitterato. L'ho già provato una volta, non glittera niente, ma non importa. Poi scusate qui la polvere, però ho queste due trousse, una della Deborah e una di Sephora, che mi hanno regalato, che queste qui a volte le utilizzo perché ci sono dei colori che non ho appunto nelle palette. Poi una Tangle Teaser, tutte le cose possibili e immaginabili per la ceretta, e infine questo set di Sol de Janeiro. E ora direi che posso lasciarvi alla parte più bella della mia make-up collection. Eccoci qui in bagno, questa qui è la mia postazione principale dove faccio skincare, dove mi trucco, eccetera. Ho poggiato tutto su una sorta di mobile, ovvero l'asciugatrice, perché non avevo dove altro poggiarlo. E poi ho messo appunto tutti quanti i miei organizer, quindi iniziamo subito. Partiamo da qua, da questa zona a sinistra. Allora, qui troviamo questo aggeggino che ho preso su Shein, che praticamente è un cosino per trasformare il detergente da liquido o comunque gel in mousse. Praticamente mettete qua dentro il detergente, mettete un po' d'acqua, fate così e si trasforma in mousse. Sinceramente non l'ho utilizzato tantissimo, però è molto carino perché appunto in mousse è tutto molto più fluffy. E niente, poi qui ho quest'altro organizer che ho preso su Amazon, praticamente lo si apre così e dentro ci sono tutti quanti i miei pennelli, viso, occhi, tutto, e poi anche queste due spugnette per la cipria. E poi invece qui a sinistra ci sono tre cassettini, qui a destra ci sono tre cassettini, nell'ultimo ho messo le due beauty blender che utilizzo di meno. Qui ho messo tutte delle testine, vabbè, oltre al coso del borsa d'acqua calda, ci sono tutte quante le testine del mio dispositivo per il viso, che è questo qua, che mi hanno regalato. E poi qui invece ci sono delle mini bombette da bagno di Sephora. Poi qui davanti invece c'è un altro organizer, preso invece da Primark, tempo fa ve l'avevo fatto vedere anche in un haul, che è formato da due cassetti. Nel primo ho messo tutte le cose labbra nude, infatti ci sono gloss, combo labbra, matite, di tutto. Allora, c'è questo gloss di Kiko, questo invece di Revolution, questo invece è un matitone che avevo preso al Primor, che ho fatto, vabbè, LOL, che è praticamente un matitone per il contouring, solo che non si stende, quindi avevo pensato di utilizzarlo per le labbra. Non l'ho ancora mai utilizzato, però l'ho messo in questo cassetto. Poi ho quest'altra matita presa su Shein e poi ho due combo labbra, una di NYX con il butter gloss e la matita, e questi qui invece è un'altra combo labbra che avevo preso sempre in questo negozio spagnolo che si chiama Primor. Poi passiamo al cassettino sotto, dove ci sono altri gloss che utilizzo ma non come quelli che ho messo poi qua. E ci sono l'Electric Glow di Essence, che è praticamente questo burro cacao che cambia colore a contatto con la pelle. Poi questi due gloss che mi hanno regalato di Shoe, che è un brand che potete trovare al DEM. Uno un po' nude e uno un po' lillino. E poi questo qui che invece avevo preso io da Sephora, che è lilla con il glitter blu. Poi c'è il mio lip oil di NYX, e questo qui che ho preso sempre in questo negozio Primor, che è una tinta sia da utilizzare come blush sia come tinta labbra. E poi qua sotto ci sono i campioncini che mi hanno regalato da Sephora. Passiamo ora alla parte più bella secondo me, ovvero questo organizer che gira, che ho preso anche questo da Primark un po' più recentemente. Allora, partiamo dal basso da qua. Allora, qui ci sono tutte quante le mie maschere in tubetto e gli scrub viso. Allora, vabbè, questa qui è una crema solare per il viso della Biotherm, che non c'entra niente, però ci stava bene qua. Poi, questo qui è uno scrub viso di Wishful, ovvero del brand di Huda Beauty,
di skincare che non ho ancora mai provato. Poi questa qui che invece è una maschera per brufoli, praticamente la mettete la notte, poi la mattina dopo togliete la pellicola e appunto dovrebbe in pochi giorni farvi scomparire i brufoli, ma non l'ho provata ancora molto bene. Poi ho una maschera peel off di Balea, quest'altra qui invece in argilla di Garnier, questa qui, cioè questo scrub viso all'aloe della Omia che avevo preso dall'acqua e sapone. E poi infine quest'altra maschera e scrub 2 in 1 di Bottega Verde. Questa qui mi è piaciuta un sacco. Poi passiamo a questa parte bassa invece, dove ci sono cose un po' random. Infatti c'è un profumino di Nashi per i capelli, che in camera ho appunto lo spazio per i profumi, però diciamo che quello per i capelli me lo dimentico sempre, quindi l'ho messo qua così me lo ricordo. Come questo olio qui per unghie e cuticole della Deborah, che ho messo qui così ogni sera mi ricordo di metterlo, anche se non me lo ricordo mai, però vabbè. E poi ho messo questa bomba da bagno al mirtillo che mi hanno regalato. Passiamo a quest'altra parte dove ci sono struccanti, detergenti, vabbè, tutto. Allora, qui dentro c'è il tonico, che è un tonico della Nivea, che però devo portare in viaggio, ce n'era poco e l'ho messo tutto all'interno di questo spray, che è molto più comodo. Poi questo qui invece è il mio struccante, io utilizzo questo qui di Garnier Gelloso, che utilizzo senza dischetti, infatti così è anche più, diciamo, ecosostenibile. E poi c'è questo qui che invece è il mio detergente, diciamo, estivo quotidiano della Roche-Posay, ce n'è infatti poco come potete vedere. E infine questo qui che ho preso all'OVS, che è una mousse, che però l'ho provata qualche volta ma non mi ha fatto impazzire. Ultimo, diciamo, scomparto qui sotto, c'è questo qui che è sempre dedicato ovviamente alla skincare. Ho deciso di incentrarlo un po' sui colori del lilla e del verdino, e quindi è il mio preferito ovviamente. Allora, qui ho messo il mio siero, questo qui di The Inkey List. Poi la mia crema viso, che è questa qui di Garnier Alte Verde, che ho quasi finito dopo non so quanto tempo. Poi il mio contorno occhi, questo qui di Estée Lauder, The Year Eye, vabbè. E poi questo burro cacao qui, che l'ho messo qui solamente perché era verdino. E poi qui invece ci sono questi tre prodotti, ovvero detergente, crema e tonico di Fenty Beauty, che non ho ancora utilizzato, che è appunto un kit che avevo preso questo Natale scontato, non l'ho neanche aperto perché così appunto non scade, diciamo. E ora passiamo alla parte, diciamo, qui intermedia. Allora, qua sopra ho messo tutti questi pannetti, che sono uno struccante, uno per sfogliare, uno per il detergente, questo qui invece lo utilizzo per togliere le maschere, e sotto invece ci sono questi cosini che avevo preso da Miniso, che sono quelli per togliere tipo i brufoli, ma non li ho mai usati. Poi qui invece c'è un reparto, diciamo, labbra più accessori skin, sì, accessori make-up. Infatti c'è la mia beauty blender, il piegaciglia, poi c'è questo qui che è il mio burro cacao preferito, poi lo scrub labbra e infine il Vaseline, che è un balsamo labbra super super idratante che utilizzo in inverno. Qui ho messo un po' di cose random, ho messo il mio illuminante che mi hanno appena regalato di Catrice, la mia cipria e questo spray fissante che in realtà non mi piace, però ormai che ce l'ho lo uso. E poi qui invece ci sono tutte le mie mollettine, un elastico e una spatolina che utilizzo per applicare la crema. Passiamo finalmente alla parte superiore, che è quella make-up con il make-up quotidiano. Da sopra è così. Allora, qui ho messo le cose per la base, quindi c'è il mio correttore, il mio fondotinta che però in realtà non utilizzo, lo utilizzo come correttore, e poi il primer. Poi qui invece ho messo tutte le cose per gli occhi. Ho messo qui questo in realtà è un illuminante, però dov'è? Ops, è caduto. Però è tipo un glitter stick che quindi utilizzo a volte anche come ombretto. Poi il gel per le sopracciglia. I miei eyeliner, questi qui presi sempre al Primor, che sono quelli con gli stampini. Un ombretto, un gloss con i glitter, che utilizzo appunto il gloss per applicare glitter. Un eyeliner marrone, che in realtà è per le sopracciglia, però io lo utilizzo come eyeliner. La matita nera, questa qui di Essence, la matita bianca di Astra e il mio eyeliner nero. E infine c'è il temperino per le varie matite. Qui invece ci sono tutti quanti i miei mascara, o comunque quelli che utilizzo di più appunto. C'è questo qui di Essence, anzi sono due di Essence, questi due, però ormai non li utilizzo quasi mai. Il mio mascara marrone,
il primer e poi questo qui invece di Huda Beauty, che è il mio preferito. Infine qui troviamo lo scomparto dei gloss che utilizzo di più. Allora, c'è questo qui che mi hanno regalato di Catrice, Plump It Lip Booster, che è veramente veramente molto carino. Questo qui di Kiko, che è il numero 05, il Lifter Gloss di Maybelline, che è nuovo. E poi questo qui che ho comprato in vacanza, che è un lip oil con dentro i fiori secchi ed è super super carino. Infine, nel mezzo ci sono le cose, diciamo, più per il viso. Oltre, vabbè, a questo gloss, che è il Plump Gloss di Sephora. Poi c'è questo qui che è un illuminante rosa in stick, il blush di Rare Beauty, quest'altro blush che è un blush un po' arancione, cioè non arancione, aranciato, l'illuminante di Essence, che è quello che utilizzo, diciamo, più quotidianamente, poi la terra di Glowish. Scusate la ring light, comunque volevo dirvi che sicuramente in bagno avrò altre cose, tipo le cose per la cura del corpo, dei capelli, il deodorante e altre cose sparse che però appunto non vi faccio vedere perché uno non penso mi interessino più di tanto, magari farò un video sulla cura dei capelli e poi perché sono appunto tutte sparse, quindi vabbè, spero non mi dispiaccia più di tanto e niente, vi lascio l'altro video. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia fatto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!